Scusate il ritardo, riprendiamo 22:31, siamo in diretta, per favore Caner. Allora, Job Act è passato alla Camera, e adesso ritorna al Senato, spaccatura all'interno del PD perché sono usciti in 30 dall'Aula, non hanno votato Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Selva, comunque è passato, ripeto, tornerà al Senato. E poi la dichiarazione di Berlusconi pochi minuti fa: Salvini è il nostro goleadore, quindi benedizione da parte dell'ex presidente del Consiglio. Allora torniamo dal sindaco Sciuschi. Direi che se si vuole rimettere, fare proposte per rimettere in moto l'economia, per creare un po' di lavoro, qualcosina bisognerà ripartire dalle opere pubbliche. Credo che qualche rivisitazione del patto di stabilità che sta bloccando delle risorse, parlo anche noi comuni, ne abbiamo delle risorse, di risorse proprie, non debito, cash, quindi non debito, non mutui, non riusciamo a spenderli, mettiamo in difficoltà le aziende, quindi se facciamo i lavori non riusciamo a pagarle il tutto perché il sistema è così a tagliola che peggiora di anno in anno. Allora non li investiamo e rimangono bloccate. Io capisco che la tesoreria centrale, mi si permetta, serve allo Stato per avere una banca a tasso zero, però sarebbe meglio reimpiegarle nel territorio, questa è una soluzione. L'altra, io sono d'accordo che la burocrazia è anche in noi comuni, perché la struttura è mutuata da quella centrale in basso, credo che siano opportune, parlando a livello regionale, l'indicazione di regolamenti urbanistici che siano uniformi, fate salve le caratteristiche di alcune zone di pregio, ma insomma non può essere che si costruisce diversamente, e questo potrebbe essere un primo elemento, credo che non sia difficile, potrebbe essere portato avanti, credo che i comuni abbiano la maturità sufficiente per capire che non si può più dire di no, e che non è che ognuno può aggiungere 28 commi differenti, se no non si può più parlare male della burocrazia. Dovrebbe essere più snelli possibili, dovremmo essere in condizioni di lavorare, noi lo stiamo facendo con una serie di comuni nel Trevigiano, per cui non deve venire in comune l'operatore, il professionista, ma si collega via internet, vede tutto, presenterà anche le domande, così ci sono delle economie nel sistema. Ci sono tantissime cose che secondo me la regia regionale potrebbe portare avanti. È chiaro che non so quali siano le possibilità di competenze nel ridurre la tassazione, anche se ovviamente qualche margine marginale c'è. Ovviamente se ci sono delle risorse vanno indirizzate nella specializzazione, nella qualificazione di settori che già sono trainanti e su cui dobbiamo poter cercare di attirare della manodopera specializzata, riqualificando quella che non ha lavoro, perché al giorno d'oggi essere a 50 anni espulsi dai cicli produttivi è un problema che vivo da amministratore, perché ce l'ho davanti, ho gente disperata, non gente che non ha voglia di fare niente. E quindi su questo tutto dovremo imparare a fare un po' più sistema, ecco, le politiche da questo punto di vista dovrebbero essere messe in rete, più che parlare di fusione tout court, dovrebbe essere incentivata la questione della rete. Poi spezzo una grande lancia, nel senso che bisogna fare turismo, cioè qui abbiamo una possibilità di sviluppare il turismo su cui siamo frazionati, non siamo concorrenziali ancora con l'estero nelle offerte. Io nel mio piccolo sto facendo il mediatore tra una regione della Cina che mi ha chiesto di essere interfaccia, e qui parlo con Caner, con la regione Veneto per creare un'opportunità. Allora, una regione della Cina che ha 8 milioni di abitanti, c'è quasi il doppio del Veneto, quindi sono opportunità. 80 milioni di abitanti forse. No, questa cioè, piccola, è un paese, una piccola cosa, 8 milioni, un villaggio della Cina, insomma, però 8 milioni, 8 milioni in Cina, in cui già ci sono potenzialità. Cina, Pagnaga, quindi comune, dovremmo poter, cioè, con Venezia come miraggio, dobbiamo la possibilità di creare dei ponti. Credo che su questo la regione dovrebbe aprire di più un coordinamento anche con gli operatori privati e favorire su questo sì i collegamenti con l'estero, perché bisogna far venire sia un turismo che abbia la capacità di spendere, di apprezzare e che abbia voglia di rimanere sul turismo territorio. Ne abbiamo anche qui nel Veneto. Basta fare l'esempio, fino a poco tempo profughi fa la regione ragionava su come definire la legge dei nuovi insediamenti commerciali, quando invece oggi c'è la necessità di fare una legge urgente per riqualificare il territorio rispetto alle zone industriali che si stanno svuotando e tra poco anche i centri commerciali. Perché se cala ancora il potere d'acquisto delle famiglie, in particolar modo dei pensionati e dei lavoratori che hanno redditi attorno ai 1.200-1.300 euro, è chiaro che da questo punto di vista anche tutte queste
grandi centri commerciali si troveranno a non reggere più. E guardate che una parte di questi, per quelli che sappiamo noi, stanno già lavorando sotto costo e scaricando il debito sulle banche, finché questo va bene. Ma anche questa sarà una bolla speculativa che scoppierà tra poco. Noi siamo per quello che può succedere all'occupazione. Abbiamo sotto già 1000 sms, grazie anche al dibattito sulla... anche il dibattito sul canone RAI nella bolletta, mandano i messaggi. No, ma allora anche collegandomi un po' a quello che diceva Barbiero e anche Riccardo Suschi, io credo che se c'è una cosa da fare sulla quale bisogna impegnarsi tutti è quella di cercare di aumentare la ricchezza di questo Veneto qua. Questo è il punto vero. Cioè, tutti gli sforzi oggi, al di là delle paure, devono essere fatti. Perché se noi avessimo una congiuntura internazionale negativa non avremmo tante possibilità, ma il problema è che non abbiamo più la crisi quella del 2008. Oggi in giro per il mondo ci sono territori che crescono continuamente. Allora, siccome noi abbiamo tante cose da proporre a quei territori, perché per fortuna i territori dove ci sono i nuovi ricchi, noi invidiano i tedeschi, invidiano gli italiani, in particolare nel Veneto, un rapporto qualità della vita e prodotti. Allora, se questo è, lo sforzo deve essere di due elementi. Primo, le esportazioni si fanno attraverso l'internazionalizzazione e si fanno anche attraendo persone sul nostro territorio, ma qui ci vuole un'azione di sistema, non un'azione disparata. Ecco il ruolo della politica, un ruolo anche regionale. La seconda questione, noi dobbiamo far sì che le imprese diventino più competitive. Se dobbiamo fare alcune azioni di incentivo regionale, devono essere fatte per migliorare i processi produttivi, per migliorare la qualità dei prodotti, quindi una forte azione sull'innovazione e ricerca. Questi sono i due elementi sui quali bisogna intervenire, primo. L'altra questione, che riguarda anche i territori, io credo che ormai il primo servizio che i comuni o i territori dovrebbero fare assieme è proprio la programmazione territoriale. È chiaro che noi abbiamo assistito, io ho fatto anch'io il sindaco, quindi conosco un po' le esigenze dei comuni, non so, mica vivo sulla luna. Se noi pensiamo che ogni entrata che deve avere il comune sia dallo sfruttamento del territorio, avremo i comuni tra loro concorrenziali. Siamo e quindi dopo non questo, ci possiamo lamentare se non c'è la viabilità o se succede anche quello che succede sotto aspetto idrogeologico. Allora, il primo elemento da fare assieme come comuni, anch'io sono d'accordo che non serve fondere i comuni, è un suicidio, non andremo da nessuna parte, ma le funzioni associate sì, certo. E la prima funzione associata è il governo del territorio, questo è il primo punto, perché se noi abbiamo efficienza nel governo del territorio, efficienza nelle risposte alle imprese, perché da noi non vengono gli investimenti, perché c'è troppo tempo da aspettare per poter partire con l'investimento. Allora, il fatto delle funzioni aggregate ha una doppia funzione, quella di armonizzare su un territorio tutte le regole e secondo di programmare in maniera efficiente. E mi permetto di dire anche, Federico, che anche come regione noi dobbiamo dire, è vero che abbiamo il residuo fiscale, ma dobbiamo puntare su qualche opera forte, perché c'è stato qualcuno che ha abusato del proprio ruolo sulle grandi opere. Non possiamo pensare che le grandi opere non si fanno più. Si deve dire che quelle opere che servono vanno fatte lavorando in maniera onesta. Allora, insistere fortemente sull'alta capacità ferroviaria e scegliere i percorsi e dire a Vicenza, lo dico qua e quindi è chiaro, che è inutile dire se passa o non passa l'alta velocità per Vicenza, perché se anche passano i binari non si ferma il treno, è inutile che discutere, perché o parliamo di alta capacità e alta velocità o parliamo di tradotte militari, voglio dire, su questi sistemi di mobilità. L'altra questione è rafforzare il ruolo del porto di Venezia. Se noi abbiamo tutti i corridoi intermodali che passano da sta parte, abbiamo uno dei territori più forti dal punto di vista locale del posizionamento nell'intero arco economico mondiale, e stiamo qua a discutere dei quattro extracomunitari. Va affrontato quel problema là, per amor di Dio, va governato, non strumentalizzato, va governato, ma intanto pensiamo a come aumentare forse la ricchezza. Se facciamo il porto troviamo lavoro anche per loro. Perché se aumentiamo la ricchezza possiamo fare tutte le politiche sociali che vogliamo, prima di distribuire la ricchezza dobbiamo produrla, se non la produciamo non avremo mai le risorse per continuare il nostro trend dei servizi che questa regione ha avuto nel passato. E la questione tra Roma e Venezia è una questione da 2000 anni, da arrivati tanti 2000, dopo sarà già chi che venga.
Salvini non commettere l'errore di allearti con la banda Bassotti sicura. Senta Ganer, c'è anche un'altra questione, intanto se ne parla. Zaia uomo solo al comando, no? Ma c'è questa squadra attorno a Zaia in vista delle elezioni, lo sostenete, cioè non soltanto Caner, dico anche gli altri assessori, oltretutto si è persa, c'è la vicenda della, della coppola, no? Come, sì, vabbè, che è un problema in più, ma insomma non è... Ma io non credo che Zaia sia un uomo solo al comando, sicuramente, come prima dicevo, lui ha intenzione per la prossima volta di raccogliere un consenso che non sia soltanto un consenso proveniente dal, dai partiti, soprattutto con partiti che magari vogliono condizionarne l'azione amministrativa, e su questo secondo me ha ragione, anche perché siamo in un momento politico, storico, dove bisogna effettivamente, come discutevamo qua stasera, al di là delle scaramucce, però effettivamente ora è il momento di fare sui temi concreti, e quindi è giusto anche avere una visione, se vogliamo, anche più amministrativa che non politica pura. E quindi questo credo sia un intendimento del governatore. Questo non vuol dire che è un uomo solo al comando, la squadra c'è, ora la dovrà formare. Adesso, se lei mi chiede adesso chi sono i candidati nelle varie liste, non, effettivamente non glielo so dire, ma sicuramente Zaia si sta organizzando in tal senso, e insomma, e non credo che debba far partire la campagna elettorale come fa qualche di un altro per farsi conoscere. Zaia è conosciuto, in questi 5 anni ha fatto, nonostante tante cose che per carità si possono anche migliorare, io non dico mica che tutto è perfetto, sicuramente è tutto migliorabile, però io credo che nelle condizioni in cui lui era ha fatto il possibile che poteva fare. Sento tante volte quando si parla anche di investimenti, di opere pubbliche e quant'altro, beh insomma pensiamo che con questa amministrazione sono partiti 925 cantieri per il problema idrogeologico, 600 milioni di euro impegnati. Ora Vendemiano, io concordo con te sul fatto che non si può pensare di non investire ancora, però è anche vero che purtroppo noi pagheremo ciò che è stato fatto negli anni scorsi, perché si è investito di più. Sì, ma va a chiedere alla gente se è contenta o no del passante rispetto a prima delle cose. Sono perfettamente d'accordo, ma si è speso anche quello che non si aveva. C'erano le cosiddette delibere cabriolet, cioè non coperte, e tu lo sai benissimo, stiamo ancora pagando situazioni, investimenti fatti da Veneto Strade, e i comuni sono in difficoltà perché non hanno i soldi. Quindi io sono il primo a dire che gli investimenti vanno fatti, però di fronte a tagli che ti vengono fatti, patto di stabilità che non ti permette di spendere i soldi, non è che si può andare in campagna elettorale promettendo alla gente che fa i miliardi di opere pubbliche. Questo non mi sento di dirlo, perché significa dire delle bugie. Cioè, tieni presente che noi, per colmare il debito che comunque c'era di investimento nella sanità, abbiamo speso 1 miliardo, e questo qua siamo dovuti andare in prestito dallo Stato centrale, attenzione, lo Stato che aveva 1,3 miliardi nostri in cassa a Roma per effetto della centralizzazione delle casse pubbliche, così come ha fatto con i comuni, no? Dove non ci viene pagato neanche più l'interesse, perché almeno prima avevamo i nostri soldini qua in conto corrente a Santa Lucia, ce l'aveva Santa Lucia, noi in Veneto l'avevamo in Veneto, e almeno ci prendevamo la nostra percentuale di interessi. Ora non abbiamo più neanche quella, e siamo dovuti andare in prestito di soldi nostri che sono nelle casse a Roma. Cioè, questa è la situazione. Il problema è che non sono fisicamente nelle casse a Roma, li sta utilizzando, perché se li smobilita voi per darli verso una rottura del patto di stabilità, il debito pubblico dello Stato italiano diventa aumenta ancora di più. È perfetto, sono là fisicamente, dobbiamo raccontarcela questa. Perfetto, Marino, ma solo per dire che le cose che abbiamo detto stasera qua sono condivisibili. Mi pare male, ma dobbiamo dircela, perché diceva Vendemiano. Piccolo cresce, debito pubblico che aumenta, patto stabilità bloccato, i soldi del patto che non ci sono. Siamo in una situazione di questo tipo qua. Ora, io dico, al di là di quello che può fare la regione, io raccontarla giusta agli italiani, perché se non vanno a votare o no, se le cose vanno male, poi il conto arriverà tutto. Che sicuramente può fare qualcosa, però è vero che se questo paese non fa 3-4 riforme chiare, che sono la riforma della magistratura, perché anche qua in ambito civile lui che fa l'imprenditore, certo, sa cosa vuol dire andare in causa civile, per esempio nei confronti di uno, anche sulle procedure fallimentari, si vanno avanti anni, quando l'impresa si risolve il problema in 3 mesi potrebbe anche ripartire, non dare se lavoro. Se non si interviene sul cuneo fiscale e se non si abbatte la spesa pubblica, non quella produttiva, cioè gli investimenti,
ma gli sprechi della spesa pubblica e la burocrazia, tutto il resto è chiacchiere. Noi regioni sicuramente possiamo migliorare, possiamo fare qualcosina a concentrare, ma se non agisci su questi che sono i gangli vitali del paese, non ne vivi fuori. Bruno Cesaro, allora si dice spesso la sinistra non c'è più, ma anche a destra mi pare che ci siano... c'è qualche problema. Dov'è finita la destra? Non lo so dove sia finita. Io non sono chi era quello che andava via con la lanterna, quel filosofo presocratico, adesso mi sfugge il nome. Diogene. Ecco, non sono Diogene, però io penso che adesso non c'è più la destra, c'è più la sinistra, c'è il centrodestra e il centrosinistra e siamo alla rovina con entrambi. Io penso che quello che porta sfiga è il centro, non è la sinistra o la destra. Io ho questa quasi certezza. Però francamente io sono d'accordo con il sindaco Chomsky, che lo chiamo sindaco perché ho un po' di idiosincrasia, comunque porti pazienza, ma ha un cognome un po' molto bello ma un po' strano da pronunciare. E le opere pubbliche servono, però c'è un discorso da fare, no? Sono d'accordo anche con Sartor, e le grandi crisi si sono risolte o facendo la guerra, come hanno fatto gli Stati Uniti, o facendo opere pubbliche, come ha fatto gli stessi Stati Uniti nel 1931. Ma anche la Germania, infatti non volevo dirlo, ma l'ha detto un certo, io mi ricordo un articolo di Deramo che scriveva sul Manifesto quando c'era ancora sto giornale e diceva che la crisi in Italia, nel 2009 lo scriveva, la crisi in Italia si può risolvere solamente come fece Roosevelt, e poi lui lo poteva dire, ma io non lo posso dire, per cui, e non lo dirò, come ha risolto la Germania nel 1933 e l'Italia nel 1932-33 con le bonifiche, ma questa non è politica, questa è solamente storia. Però le opere pubbliche in un paese normale si fanno perché servono. In un paese come l'Italia le opere pubbliche si fanno per elargire denario a centri di potere, a partiti, a poveri. Ecco, allora il MOSE, che è qui vicino, mi pare, no? Che non è stato fatto in Calabria il MOSE, il primo bilancio del MOSE doveva costare circa 1.700.000.000 di euro. Siamo già Forse costerà 6 miliardi di euro e la magistratura ha affermato in maniera quasi come si dice da sconfitta, se mi consentite, ha detto ma circa 1 miliardo di euro è andato in tangenti. Ma è incredibile. Allora Sartor, ma facciamo le opere pubbliche perché servono, facciamo le opere pubbliche perché la gente si deve fare le ville, Hub City, Nura Verdis, ci mancherebbe anche altro. Però mi pare di avere anche sentito ultimamente, siccome seguo dal di fuori ste robe qua, che siano state contestati a determinate persone, che ne so, 7 milioni di euro di soldi effettivamente rubati. Poi le stesse persone con un paio di milioni di euro e con una quindicina di giorni in gabbia, in carcere, sistemano. Allora, poi vi chiedete, e torniamo al discorso originario, perché la gente non va più a votare, perché è una barzelletta, è una commedia, ma delle peggiori, delle più insulse. Cioè, i veneti in genere, e lavoriamo come matti per mettere insieme il pranzo con la cena, e vediamo sta gente che non ha mai fatto un cavolo in tutta la sua vita, che ci ruba i soldi che guadagniamo noi, che noi dobbiamo pagare di tasse, e poi se la cava con una, ma dai che è andato bene così, e sono belli tranquilli tutti. Ma è concepibile una roba del genere? Barbiero, quando tu dicevi prima che bisogna fare squadra affinché arrivino dei finanziamenti alle aziende, non tanto alla mia, non ho mai chiesto nulla a nessuno, anche perché non so proprio a chi chiedere, capisci? Cioè qua c'è Veneto Sviluppo, io so neanche dove sia, ti dico la verità, io quando ho bisogno di soldi me li tiro fuori dagli accantonamenti che abbiamo fatto negli anni di vacche grasse, ed è quello che stiamo facendo, perché se li chiedi alle banche o agli enti statali, parastatali, ma non sappiamo neanche dove bussare, perché i soldi vanno sempre agli stessi. A telecamere spente, si diceva, Barbiero, sono d'accordo con te perché dici delle cose anche... fra le tante dici anche qualcosa di giusto, ma sai che ti voglio bene, ecco. Però non tantissimo, ma insomma una roba giusta. Ma quello che, cioè, al tessera numero uno del Partito Democratico, le banche hanno rifinanziato 700-800 milioni di euro con Sorgenia, parlo di Carlo De Benedetti, non faccio cognomi, faccio anche il nome, ecco, agli artigiani della mia provincia, un artigiano della zona di Legnaro, che è in provincia di Padova, per 15.000 euro non erogati da una banca ha dovuto lasciare a casa due dipendenti e smettere di fare il lavoro, perché lui aveva le finestre già vendute, non gli è andato i soldi per comprare il legno. E questo magari è il problema, se problema quei due dipendenti potevano diventare 10. Senza l'articolo 18, che è un falso problema, è una cazzata l'articolo 18. Io potrei applicare, cioè, l'articolo 18 nella mia azienda, ma se ne fregano tutti l'articolo 18, specialmente nel Veneto. Nel Veneto la gente ha voglia di lavorare, ha voglia di produrre.
però quello che contesto anche un po' perché se non va d'accordo con te la vedo dura un lavoratore che resta. Posso dire la roba, io non ho mai licenziato nessuno in tutti questi anni, cioè, guarda, sempre gente a telecamere spente, ti farò vedere quanto guadagna un mio collaboratore che non è un dipendente, perché la fortuna della mia azienda non sono io, è la gente che lavora con me e per me. Però quello che volevo dire è che nei prossimi 5 anni, nei quali Zaia sarà sicuramente il nostro governatore, ecco, io consiglio a Zaia di non andare a inaugurare centri direzionali di aziende che fatturano miliardi di euro, ma fatturano il 95% all'estero, e non curi minimamente magari le aziendine che fatturano 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, come la mia per dire, e che fanno tutto in Italia e non hanno delocalizzato neanche uno spillo, e che fanno fatica ma che non sono fighi, capisci, che non fanno le robe fighe. Ecco, questo io consiglio al nostro governatore futuro, che è quello di adesso, perché sicuramente con la morosa di Giletti non c'è storia, insomma, ecco, voglio dire, ma curare di più il territorio, ma realmente, capisci, realmente, cioè, hai capito a cosa facevo riferimento, insomma, ecco, noi ci stiamo scannando per mandare avanti questa regione, ed è giusto che veniamo, ma non tanto aiutati, ma quanto che venga riconosciuto il nostro sforzo. Cosa dici, Barbiero? Allora, sentiamo dopo Barbiero, vediamo. Adesso c'è il credo, dopo la predica sarebbe il credo, facciamo recitare Barbiero. Volevo cogliere anche un'occasione per dare un'informazione a Cesaro, siamo in pubblicità. Consiglio infuocato ieri a Padova, orario anticipato alle 15, nessun tempo per le interrogazioni, hanno fatto scatenare le opposizioni, salite sul piede di guerra. Se il sindaco ha l'intenzione di confinare la minoranza in un angolo e non farla parlare. Risultato, consiglio interrotto alle 2 di notte, riconvocato al solito orario il prossimo lunedì, comprese le interrogazioni ieri negate. Ma nella notte delle polemiche c'è stato spazio anche per discutere almeno parte delle delibere all'ordine del giorno. Dallo sconto ai plateatici dei bar nei mesi invernali, che ha trovato pareri per lo più favorevoli, alla questione della vendita delle azioni di ERA di proprietà del comune, che invece ha infiammato le opposizioni, ma non abbastanza da bloccare la delibera. È stato fatto senza consultare i padovani ed è stato fatto soprattutto senza avere un piano di quella che potrà essere la spesa attraverso il quale reinvestire questo importante capitale. Attraverso questa alienazione, che sarà poi graduale, non così immediata, avremo un tesoro, i cittadini avremo tutto un tesoro, e che verrà speso per abbellire la nostra città, per tutte quelle opere che sono necessarie. Toni accesi anche per la richiesta di modifiche dei termini di iscrizione agli asili nido comunali, per inserire nelle graduatorie il criterio di residenza. Delibera approvata, anche qui senza sconti sulle polemiche. I bambini che vivono a Padova sono tutti uguali, e quindi noi dobbiamo partire da costruire da questi bambini, dando a tutti pari opportunità, i padovani del futuro. Questo è l'aspetto della democrazia, cioè che non c'è fatta una discriminazione etnica, ma una realtà, perché anche molti extracomunitari che lavorano nella nostra città hanno gli stessi diritti, in base alla residenza degli anni, nella nostra città gli stessi diritti degli altri. Servizio di Anna De Roberto, Bottacin, lei cosa ne pensa del parco riservato soltanto ad adulti accompagnati dai bambini, perché altrimenti non possono entrare? Mi pare una provocazione interessante, mi pare una provocazione anche simpatica, insomma, un modo per dire: guardate che i parchi devono essere un luogo sicuro. Se poi regge, se è possibile e quanto costa controllare perché questo avvenga, non lo so, però mi pare un messaggio importante. Allora, nella pancia del leone leggo alcuni capitoli, una passeggiata nel presente, le colpe delle regioni, dimagrire per tornare a correre, immagino le amministrazioni pubbliche, certo, snellire la macchina della regione, tagliare c'è le partecipazioni, ridurre gli ambiti di intervento, insomma è una... Dimagrire per programma. Sono state dette molte cose di buon senso, prima dello sfogo di Cesaro. La regione, se riduce la spesa pubblica, può anche ridurre le tasse, certo. Possiamo sempre dire che questa cosa la deve fare massimamente lo Stato, che ci sono altre regioni che devono farle di più. Però io sono d'accordo con quello che diceva Paolino, comincia a fare il tuo bene. Allora, è possibile, se riduciamo la spesa, è possibile aumentare le detrazioni, aumentare le esenzioni dell'IRPEF, ma soprattutto è possibile fare un meccanismo sull'IRAP, che permetta per esempio a molte imprese, quelle che assumono,
o per esempio le imprese che fanno tutti i servizi in via sussidiaria, le imprese che si occupano dei servizi all'infanzia, le imprese che si occupano dei servizi alle persone anziane, di siccome sono imprese che vivono sostanzialmente dei contributi che dà la regione con una mano gli dà i contributi e con l'altra si prende l'IRAP. Facciamo una compensazione, esentiamo questo tipo di imprese dall'IRAP ed eventualmente gli diamo un po' di contributi in meno. Risparmiamo burocrazia, i soldi li hanno subito, non dopo 2 anni, 3 anni come succede adesso. Sono piccoli esempi di come sia sì necessario chiedere allo Stato che faccia la sua parte, ma credo anche Federico Caner che le cose che può fare la regione sono molte e sono molte già da adesso. Sì. Mentre Cesaro prima faceva l'esempio l'esempio dei referendum sul quelli che hanno cambiato nome del finanziamento pubblico che diventa cosa è diventato rimborso elettorale. No, ma noi abbiamo fatto anche una legge in consiglio regionale che ha abolito le comunità montane e 2 mesi dopo ha istituito le unioni montane, identiche funzioni, 2 mesi di differenza. Abbiamo fatto settimana scorsa una legge che abolisce Veneto Agricoltura e istituisce l'agenzia per lo sviluppo, per l'innovazione nel settore primario. No, stavo avanti per cioè, dirla. No, non dirla perché quella è stata fatta proprio allora, in questa direzione qua. Però quello che si è creata Volevo solo concludere dicendo che questi miracoli solo di nome non è che li fa solo Roma. Roma ne farà tanti, ne farà di più, ma la vergogna delle comunità montane che con una legge spariscono e dopo 2 mesi con un'altra legge ricompaiono con un altro nome è tutta roba nostra. È tutta roba del consiglio regionale, col tuo collega Rolon, di cui tu facevi parte, che ha voluto spingere per sta roba. Assolutamente, ma io su questo non sto dicendo assolutamente che questa cosa l'ha fatta la maggioranza contro l'opposizione. No. L'ha fatta il Consiglio regionale del Veneto trovando su queste cose, cioè quando si tratta di conservare situazioni di privilegio e situazioni secondo me sbagliate, trova sempre una sponda. Se è la Lega che fa baruffa con Forza Italia, il PD gli dà sempre, fa sempre sponda, per cui insomma lo trovate sempre. Ecco, sono molti altri gli esempi che potremmo fare di questo tipo, Federico, sono molti altri la regione doveva fare, poteva fare. Mancano pochi minuti, allora, Sindaco Chomsky, intanto la ringrazio perché, come abbiamo già detto in altre occasioni, alla festa di Santa Lucia che 13, 14 dicembre, una 10 centesimi per del biglietto venduto va al fondo schiacciati del crisi di Mirella, perché cerchiamo di dare anche in questo senso un po' di aiuto. Beh, diciamo, bisogna avere sempre speranza, quindi noi speriamo che in Cazaia che si entri nel merito delle questioni con un programma pragmatico per cambiare veramente l'inerzia, cioè per eliminare la burocrazia, per dare una speranza e per fare 4-5 cose fondamentali. Secondo me non è che bisogna fare un programma per le regionali omnicomprensivo. Alcune delle cose le ho indicate prima, 3 cose buone da fare su cui investire le risorse, perché quando c'è carenza di risorse bisogna individuare degli obiettivi certi. Aggiungo anch'io qualche opera indispensabile, ma deve essere indispensabile e deve essere anche portata a termine in tempi certi. Perché è vero che sul Mose abbiamo vissuto l'esperienza che abbiamo vissuto, ma leggevo l'altro giorno che a Roma stanno facendo una linea della metropolitana, hanno già speso tutto quello che era il progetto e non sono neanche entrati ancora nel centro, nella Roma antica. Figuriamoci, questo è il paese, dice, come continuiamo a dissipare le risorse senza dire colpa a nessuno. Evitiamo queste questioni, c'è la possibilità
io vedo nel mio piccolo quelle quattro cose che abbiamo fatto, non per autocelebrare Santa Lucia ultimamente, la spesa è quella, abbiamo speso meno, abbiamo rispettato i tempi, pur con il patto di stabilità e pur con le difficoltà, quindi se si vuole si può fare, cose certe, impegno serio, tre cose da fare per il Veneto, perché la regione può dare una spinta, poi che la debba dare anche lo Stato centrale in questo momento da cui dipendiamo, Dio ce la mandi buona. Allora, Barbiere Canera, domanda rapida su, sempre sulle candidature, secondo lei quante chance ha la Rubinato di superare la Moretti o è il partito poi alla fine che insomma vale più dei voti dei cittadini che vanno a votare? Ah, io non ho la sfera magica, quindi insomma basta aspettare lunedì. Volevo invece informare Cesaro. Ci dica un suo parere, non ce l'ha. Non ce l'ho. Sto bene lo stesso. Dai, non può, dai. No, ma sto bene lo stesso, nel senso che siccome io non contribuirò a decidere chi sarà, perché io non vado a votare alle primarie e quindi non mi interessa questa. Non fa l'estetista. Anche perché non ho chiaro come si dice qual è il programma che si vuole mettere in campo. Quindi aspetterò, come dicevo, l'elezione futura. Ricordo a tutti, ma partendo da Cesaro, che siccome ci ha attaccato prima sulla Fornero e quindi anche sul passato, sul presente vi ricordo che il 25 abbiamo fatto una manifestazione a Roma e che il 12 facciamo uno sciopero generale assieme alla UIL, per cui insomma ammesso che abbiamo sbagliato nel passato vedremo di non sbagliare nel presente e invito tutti quelli che mi ascoltano se sono d'accordo di dare un contributo perché ci sia un cambio di passo di questo governo e che ascolti chi sta peggio e non chi sta meglio. Allora, tra la Rubinato e la Moretti, Zaia, chi dovrebbe, perché si è detto all'inizio, la Moretti, aiuto la Moretti, sentivo così opinioni varie, poi a quanto pare adesso è più temibile la Rubinato, no? Ma secondo me la Rubinato, per quello che la conosco io, anche una trevigiana, è molto più preparata tecnicamente della. Però insomma, facciano le scelte che vogliono. Ci vuole anche tantissimo. Ci vuole tanto, sa qual è il problema grave? Invece, il problema è che truccheranno queste primarie per far vincere la Moretti, perché loro hanno due problemi: uno, che appunto dovranno truccare queste primarie come già hanno fatto in altre situazioni; secondo, che se non arrivano almeno a 50.000 persone che vanno a votare sarà un fallimento, perché il problema è che stavolta saranno loro a dover dare 2 euro alla gente perché vada a votare, perché con il problema che si è visto in Emilia della mancanza, cioè della gente che non partecipa, sarà questo il problema. Hanno fatto un errore madornale e quindi, però voglio dire, problema loro. Io penso a casa mia e penso a fare il nostro programma. Noi fortunatamente il candidato ce l'abbiamo già, è valido, dobbiamo solo concentrarci a fare un programma vario e serio per i veneti. Benemiano Sartore, anche lei su questo? Ma come è stato detto, credo che la sfera non ci sia, al di là dell'appartenenza o meno, credo che le primarie, se sono fatte seriamente, possono essere anche un momento di democrazia, no? E quindi possono essere utili anche per far venire voglia alla gente da votare. E credo che onestamente riguarda un partito e credo che i loro simpatizzanti sceglieranno quel candidato che ritengono tra virgolette più indicato, ma la vera sfida sarà cercare comunque sia il candidato assieme al candidato Zaia e può essere anche che siano altri candidati, perché credo che anche il Movimento 5 Stelle faccia il proprio candidato, cerchino di attrarre e porre argomenti concreti per dare uno sviluppo a questo Veneto e soprattutto perché si ritorni a vedere una democrazia esercitata, che credo sia l'elemento che fa capire che la gente ha ancora un po' di volontà di guardare avanti, perché credo che è meglio avere la gente arrabbiata piuttosto che avere la gente demotivata, perché se andiamo in depressione allora è chiaro che siamo in una fase molto più difficile di quella di gestire la gente arrabbiata che quantomeno si sfoga e alla fine ha ancora un po' di voglia di combattere. Bene, dobbiamo chiudere qui perché sono le 23:04. Vi ricordo, giovedì dovremo avere tutti i tre candidati alle primarie del centro-sinistra qui in studio a Focus. Venerdì una diretta di Rete Veneta da Padova con ancora i tre candidati intervistati dai direttori dei giornali locali. Grazie, buonanotte, ci rivediamo domani sera. Arrivederci.
quando ho scoperto il contratto online di AscoTrade, risparmiare su gas e luce è diventato facile e veloce. Consulta l'offerta a forza doppia web su ascotrade.it. Energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini. Nessun fumo negli occhi.